Emilio Casalin vince il premio Ilaria Alpi 2012, il premio come miglior reportage italiano breve con Spazzatura, andato in onda su Rai 3 nella trasmissione di Milena Gabanelli, Report. È la seconda volta che partecipa Casalini al premio, la prima sempre come finalista, questa volta come vincitore. Come ti senti? Felice, è la sensazione di aver riconosciuto un lavoro che è tuo ma anche dagli altri, non te lo dici da solo che bello qualcosa che ho fatto, ma gli altri dicono vai, per una volta hai fatto una cosa fatta bene. Prima di andare al nocciolo, ecco, del tuo lavoro a Spazzatour, raccontaci qualcosa di te, perché tu è da tanti anni che lavori in Rai, però in maniera, diciamo, particolare. Chi arriva in Rai fa la trafila normale dei contratti a tempo determinato, di questa forte sorta di precariato, per cui un po' alla volta magari speri di andare nel tempo indeterminato, quindi l'assunzione di fine. Io ho fatto il percorso rovescio, avevo proprio voglia, amo molto questa sensazione di libertà del freelance, per cui arrivando a Report è la perfezione, perché lì noi siamo tutti videomaker o con, insomma, freelance fondamentalmente, per cui tu porti a casa un lavoro e lo vendi. È una struttura che ti dà molta meno protezione sul lungo periodo, molto meno stabilità, però anche molto stimolante, perché sei tu che devi sempre proporre qualcosa di forte, di buono, vendibile. Non ti puoi mai rilassare. Per me questo non forte. Quindi uno stimolo importante, certo. Senti, Spazzatour, allora, come nasce innanzitutto l'idea di realizzare proprio questo servizio, anche perché sei dovuto andare in Cina? È stata una lunga preparazione, più di un anno di preparazione per creare anche delle false identità per poter lavorare in contatto e farsi accreditare presso i trafficanti cinesi di rifiuti, cioè quelli che comprano da noi rifiuti illegali. E quindi un anno di preparazione, un mese di lavoro in Cina, 2 mesi di lavoro in Italia, insomma costa abbastanza tempo e dedizione. E poi l'esperienza forte della Cina, che è comunque importante. Vedere. L'idea era, siccome spesso quando si parla di rifiuti o ci sono sequestri di rifiuti, questi erano quelli che sarebbero diventati giocattoli. Sì, ma come? L'idea, andiamo a capire, volevo capirlo io davvero per primo, come succede questo? Cosa avviene realmente da un rifiuto tossico al biberon di un bambino? Ecco, che cosa hai scoperto, ecco, brevemente, per avere il risultato di questo tuo lavoro? Che è facilissimo e sta sempre più prendendo piede l'esportazione di rifiuti tossici, non passiamo a cose particolarmente tossiche, però i teli d'agricoltura impregnati di pesticidi, se diventano un biberon per un bambino o un ciuccio, chiaramente sono una cosa, o un giocattolino, sono una cosa che fa molto male. Lasciami dire una cosa, per uno che fa questo mestiere è davvero importante, non è semplicemente un premio, è un qualcosa che ti dà una voglia di continuare, ti dà la voglia di raggiungerlo e poi ti dà la voglia di continuare davvero, è veramente importante.